Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video dedicato alle teste finte. Le teste finte in cinematografia si usano soprattutto per i film horror. Generalmente per realizzare teste finte che possono essere in silicone o in lattice, eccetera, ci vuole un bel po' di pazienza perché è un lavoro abbastanza impegnativo e perché prevede appunto la realizzazione di calchi e poi stampi. Essenzialmente ci sono due tipi di modi di realizzare teste finte. La prima è quella di scolpire su creta, su cera, su plastilina il volto, e normalmente bisogna essere degli scultori, bisogna essere bravi, e fare dei calchi. Una volta finita questa scultura, fare dei calchi e poi dal calco tirare fuori lo stampo in materiale, come appunto ho detto prima, in silicone oppure in lattice. Il secondo modo è quello di fare direttamente il calco sulla testa di una persona vera. Quindi si sottopone l'attore a un calco facciale, e questo serve praticamente, mettiamo caso, una scena di un film horror in cui si vede l'attore in carne ed ossa, per poi nelle scene successive vedere la sua testa decapitata. Deve essere identica a quella più identica possibile a quella vera, per cui si fa appunto il calco sulla faccia direttamente all'attore e si tira fuori un positivo in silicone o lattice, quello che sia, generalmente più in silicone, e viene usato poi, se necessario, la tecnica del punching. E si mettono barba, baffi, se l'attore ha barba e baffi, e quindi si replica proprio il clone della sua testa. Inoltre, con questo processo di fare appunto il calco direttamente sul viso dell'attore, si possono creare anche delle protesi che gli calzano a pennello, perché si lavora appunto su uno stampo proveniente dal calco del viso dell'attore vero, quindi calzano perfettamente. Ecco, qui abbiamo un piccolo rappresentante, no, di quello che ho detto. Questa è una scultura che ho realizzato in plastilina e poi dopo l'ho praticamente ristampata in silicone. Appunto il morbido silicone, e la cosa particolare è che ho fatto tutto il lavoro di quello che è il punching, no? Che sarebbe inserire con uno speciale uncino proprio all'interno del silicone stesso dei ciuffi di peli finti, che in questo caso replicano la barba, i baffi, ovviamente ciglia, sopracciglia, stesso discorso per quanto riguarda le teste, che hanno anche i capelli. Stesso discorso vale per quest'altra testa qui, che ho realizzato sempre in silicone, e ho adottato anche in questo caso la tecnica del punching, facendo pizzetto, le ciglia, eccetera. Questa è un po' più horror rispetto a quella dell'eremita, perché ha appunto delle spaccature, dei tagli vari, eccetera, eccetera. E adesso passo a farvi vedere un qualcosa che ho realizzato in lattice invece che in silicone, come le teste che vi ho fatto vedere prima. Oltre che il materiale è diverso, c'è anche il fatto che questa testa che
sto per farvi vedere, è molto, molto più effettata rispetto alle altre. Infatti, trattasi di una testa di una mummia. Eccolo qui. Questa, come dicevo, è completamente in lattice. L'ho realizzata sempre attraverso la scultura, poi il calco e stampo. Rimanendo un po' in tema di teste in silicone e in lattice, vorrei mostrarvi un paio di mezzi busti che ho fatto come tributo a dei film molto famosi. Allora, questo è il busto di Regan dell'Esorcista. E come non poteva mancare il mezzo busto di Day of the Dead, che ho fatto in tributo a Tom Savini e Giorgio Romero. Questo è in silicone. Eccoci qua al termine, e grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!